Le ragazze in Thailandia. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video. Conoscere ragazze thailandesi non è difficile per i turisti che visitano la Thailandia. Tuttavia, bisogna ricordare che Chi si trova in un paese straniero, con usanze e tradizioni diverse dalle proprie. Se non si presta la dovuta attenzione, si potrebbe rimanere coinvolti in situazioni poco piacevoli. La vita notturna in Thailandia è esotica, romantica e avventurosa. Chi cerca divertimento troverà numerose opportunità per trascorrere notti entusiasmanti. Anche chi cerca compagnia femminile ha solo l'imbarazzo della scelta. Bangkok, Phuket, Pattaya offrono innumerevoli occasioni per trascorrere qualche ora in compagnia di una bella e simpatica ragazza thailandese. Molti uomini visitano la Thailandia in cerca di compagnia femminile, divertimento e trasgressione. Le ragazze thailandesi sono belle, disponibili, disinibite in privato, sempre gentili e non hanno grandi pretese. Non si fanno problemi a intrattenere uomini più grandi e, per molte giovani thailandesi, essere in compagnia di facoltosi uomini maturi occidentali è motivo di vanto. Esiste il pregiudizio che le donne thailandesi siano dedite alla prostituzione o interessate solo ai soldi degli uomini occidentali. La realtà è diversa. Le donne che lavorano nei go-go bar sono spesso interessate solo ai soldi dei clienti e sono molto abili a farli spendere ingenti somme. Le ragazze che vivono una vita più convenzionale cercano spesso qualcuno che le sappia coccolare, guidare e proteggere. Se si hanno intenzioni serie con una ragazza thailandese, è importante rispettare la sua famiglia, che svolge un ruolo fondamentale nella sua vita. I go-go bar sono molto apprezzati dagli uomini in cerca di emozioni particolari. L'atmosfera è unica. Musica alta, luci rosse e soffuse, spettacoli sensuali e bizzarri con ragazze poco vestite. Non tutti frequentano questi locali solo per trovare compagnia femminile. Alcuni lo fanno per vivere un'esperienza trasgressiva. L'ingresso è solitamente gratuito, ma la consumazione è obbligatoria e costa circa 200 baht. Le cameriere, o lady girls, spesso chiedono un lady drink che costa tra i 150 e i 200 baht. È possibile richiedere la compagnia di una ragazza pagando una quota a lei circa 1500-2000 baht per un'ora e una fine al bar 600-800 baht per esonerarla dal turno per il resto della serata. I go-go bar possono essere pericolosi se non si presta attenzione. Le ragazze e i lady boys che vi lavorano sono abili nel far spendere soldi ai clienti. Divertitevi, ma siate cauti per non ritrovarvi senza un soldo in tasca. Molti uomini visitano la Thailandia in cerca di compagnia femminile, divertimento e trasgressione. Le ragazze thailandesi sono belle, disponibili, disinibite in privato, sempre gentili e non hanno grandi pretese. Non si fanno problemi a intrattenere uomini più grandi e, per molte giovani thailandesi, essere in compagnia di facoltosi uomini maturi occidentali è motivo di vanto. Conoscere ragazze thailandesi non è difficile per i turisti che visitano la Thailandia. Tuttavia, bisogna ricordare che Chi si trova in un paese straniero, con usanze e tradizioni diverse dalle proprie. Se non si presta la dovuta attenzione, si potrebbe rimanere coinvolti in situazioni poco piacevoli. È inutile negarlo. Molte persone visitano la Thailandia attratte non solo dalle sue bellezze naturalistiche e dai prezzi bassi, ma anche per trovare compagnia femminile. Il turismo sessuale in Thailandia genera ogni anno guadagni enormi. Nel 2015, ad esempio, si stimava attorno ai 6,15 miliardi di dollari ed è tollerato anche dalle autorità, seppur in maniera ufficiosa. Sebbene parlare di sesso in pubblico sia un tabù per i thailandesi e le ragazze, al di fuori dei locali a luci rosse si vestono in modo conservativo, hanno una mentalità più aperta al riguardo e quasi nessuno si scandalizza per il fatto che una ragazza si prostituisca. Le mete più ambite per il turismo sessuale sono i quartieri a luci rosse di Bangkok, Phuket, Pattaya e Samui. Oltre ai go-go bar, ci sono molti modi per incontrare ragazze thailandesi e vivere avventure trasgressive in vacanza.
I pick-up bar, ad esempio, sono locali dove si trovano ragazze che non si prostituiscono, ma sono disposte a offrire compagnia agli uomini stranieri. Anche i nightclub, i centri massaggi e i bar sono ottimi posti per trovare compagnia femminile, così come i blowjob bar, il cui nome è esplicativo. In Thailandia è possibile trovare ragazze che vi tengano compagnia per tutta la durata del vostro viaggio. Basta iscriversi a Thai Cupid per trovare qualcuno che stia con voi durante la vostra permanenza, rendendo il viaggio ancora più speciale. Se siete in Thailandia e desiderate trovare compagnia femminile, il vostro cellulare è il mezzo più veloce per riuscirci. Esistono diverse app che permettono di trovare ragazze in Thailandia. Alcune sono le stesse che vanno di moda da noi, come Tinder, Occupid e Badoo. Ci sono anche app thailandesi che permettono di mettersi in contatto con le ragazze del luogo. La più famosa è Thai Friendly, molto apprezzata dalle ragazze ventenni. Anche Thai Cupid è utile per trovare ragazze thailandesi disposte a trascorrere un po' di tempo in vostra compagnia. Patong è una famosa località balneare sull'isola di Phuket. Durante il giorno, Patong offre intrattenimenti adatti anche alle famiglie, ma di notte si trasforma in una mecca per chi cerca avventure sessuali. Quando cala la sera e si accendono le luci, il centro di Patong, soprattutto Bangla Road, si riempie di ragazze in cerca di compagnia maschile e di lady boys. Qui si trovano go-go bar, beer bar, nightclub e centri massaggi che offrono anche servizi extra. Ufficialmente la prostituzione è vietata dalla legge in Thailandia, ma ufficiosamente è tollerata e le autorità spesso chiudono un occhio sulle trasgressioni dei turisti. Questo perché il mercato del sesso è molto fiorente e genera guadagni per tutti. Come in tutte le relazioni, anche in quelle tra turisti e ragazze conosciute in Thailandia, ci vogliono attenzione e buon senso. Molte ragazze thailandesi cercano l'anima gemella, altre cercano qualcuno che le mantenga. Come capire la differenza? In generale, le ragazze che si incontrano nei go-go bar e in altri locali di questo tipo difficilmente hanno intenzioni serie. Anche le ragazze che vestono in modo troppo provocante, hanno tatuaggi, fanno uso di droga o fumano, solitamente non hanno intenzioni serie. Diffidate anche di chi rende pubblici i propri contatti nei profili social, delle ragazze che parlano solo di soldi e di chi, dopo una conoscenza prolungata, rifiuta di farvi conoscere amici e parenti. Probabilmente cercano solo qualcuno che le mantenga. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video. Fammi sapere nei commenti quale video vorresti vedere nei prossimi giorni. Ciao!